Due frazioni, due comuni, uniti sotto il segno dei briganti. Mentre l'Italia si stava trasformando in un unico grande stato, tra Ripalta e Montegiano la banda di Terenzio Grossi si mostrava decisamente contrariata, mettendo in atto rapine, omicidi e insurrezioni armate. È attorno a queste vicende e alle tante leggende che popolano certi meravigliosi luoghi che si sviluppano le tante narrazioni di ma che storia quella della banda Grossi. Dal 16 al 18 settembre andranno infatti in scena talk teatrali e concerti bandistici, e poi aperitivi tematici, esperienze per gli amanti del trekking, presentazioni di libri, anche a fumetti, e incontri nelle scuole. Tutto questo grazie alla sinergia tra il comune di Monbaroccio e quello di Cartoceto, con il supporto delle rispettive pro loco nell'ambito del festival voluto dalla regione e che prende il nome di Marche Storie, che vanta anche la collaborazione di Amat e della Fondazione Marche Cultura. Avremo un evento principale legato alla banda Grossi, che è il punto, il trait d'union fra le due vallate, Montegiano e Ripalta, e che a questa sarà correlato un percorso di eventi secondari che saranno per Monbaroccio legati alla figura di Guidobaldo e alle stelle. Questo perché? Perché la banda Grossi, che nelle notti di scorazzamento fra le due realtà seguiva l'andamento delle stelle per i propri percorsi, entra in un percorso scientifico e culturale legato alla mitologia di Guidobaldo del Monte. L'evento principale si svolgerà a Montegiano, accanto alla chiesa, il giovedì e il venerdì, mentre si chiuderà l'evento principale a Cartoceto il sabato. A questo saranno correlati eventi secondari che si svolgeranno a Monbaroccio, quindi nella figura di Guidobaldo e tutta la mitologia della cultura e le stelle, il giovedì e il sabato. Un evento principale incentrato su quello che dicevo prima, cioè queste scorribande, questi aneddoti, queste storie e tradizioni sulla banda Grossi, e poi tanti altri appuntamenti dall'arte alla cultura, alla musica, all'enogastronomia, che è propria e caratterizza in maniera eccellente questo territorio, nelle ulteriori giornate, sempre all'interno del 3 giorni 16, 17, 18, che per l'appunto caratterizzeranno e impreziosiranno ulteriormente questa iniziativa. L'ingresso agli eventi è gratuito, ma va prenotato su eventbrite.it. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, perché una vera ripartenza è già possibile. Torniamo a relazionare i due comuni, torniamo a relazionare le due frazioni che sono i nostri due gioielli in questo percorso protagoniste, quali Ripalta, quali Montegiano. Queste due realtà, queste due associazioni, queste quattro associazioni che insieme condividono un percorso ci tornano a cominciare a far sperare, quindi a tornare a rivedersi insieme, ma anche a valorizzare dei percorsi che grazie a questo circuito che si è creato innescano un percorso successivo che grazie a Cartoceto potremo portare avanti, quale la valorizzazione turistica ed enogastronomica di queste realtà. Una grande intuizione della Regione Marche, che finalmente è riuscita a promuovere questo festival di valorizzazione di tutti i borghi marchigiani e a far lavorare, come nel nostro caso, cioè di Cartoceto e Monbaroccio, dei comuni assieme, che per la pluralità a cui è abituata la Regione Marche direi non è motivo di orgoglio secondario. E poi sicuramente tante saranno le iniziative che troveranno i turisti, i visitatori, ma ovviamente anche i residenti di queste zone che tengono particolarmente a ripercorrere un po' quello che è il percorso storico dei briganti e quindi della banda Grossi. Nelle tre giornate del 16, 17 e 18 di settembre, luoghi in cui imperversavano particolarmente i briganti, appunto la banda Grossi, caratterizzando questi due nuclei storici, cioè quello di Monbaroccio ma in modo particolare di Montegiano per ciò che riguarda il comune di Monbaroccio, e invece la frazione di Ripalta, che, come vado dicendo ormai da anni, è parte integrante di quello che è il sistema di valorizzazione e di promozione turistica di questo territorio per ciò che riguarda il comune di Cartoceto.